oggi ci troviamo per qualcosa che avevo programmato già prima dell'ultima partita. Io e Pietro Lamonaco, che vedete qui, ci siamo incontrati un po' di tempo fa perché ritengo che nella mia figura di presidente, i 10 anni che ho passato a Palermo mi abbiano logorato parecchio. Ritengo che la crisi che stiamo vivendo nel nostro paese dal punto di vista economico richieda da parte mia molta più attenzione alle mie aziende, tra le quali anche il Palermo, ma sicuramente dove ho anche tanto personale che rischia di perdere il posto di lavoro. Ritengo che anche la lotta non politica, perché io non sento mai in politica, ma di costume, di valori, di principio che ho iniziato col Movimento per la Gente, per l'Italia, vada seguita in questo frangente perché è molto importante. Per cui io oggi sono a comunicarvi che io passerò in seconda linea. Pietro Lamonaco diventa da oggi l'amministratore delegato con pieni poteri per il Palermo Calcio, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo, perché anche il bilancio del Palermo Calcio, con le spese, le entrate, le uscite, dovrà essere da lui visionato con i collaboratori che noi abbiamo. Un messaggio a tutti voi: Zamparini da oggi per almeno 6 mesi non parlerà più, per cui non telefonatemi, non è per scortesia, comunicate con lui, perché intendo che il rappresentante del Palermo sia lui.